Ora in principio e ora.
Al soffio della tua ira
Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei vivi, dei morti e dei vivi. Thank you.
Risurrezione gloriosa a coloro che si assiedono degnamente alla mensa della sua parola e del suo corpo. Donaci, Signore, la tua gioia pasquale. Cristo, che sei risuscitato dai morti, sei diventato principio e fonte della vita immortale. Benedici e santifica tutti gli uomini della terra. Tu che doni ai credenti la gioia e la pace. Fa che camminiamo in novità di vita nella luce della tua Pasqua. Conferma nella fede la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Rendi la testimonianza al mondo della tua risurrezione. Tu che attraverso la passione sei entrato nella gloria del Padre. Trasforma in gioia perfetta i lutti e i dolori del mondo.
oggi la Chiesa di Rimini fa memoria della Beata Sandra Sabattini, una giovane ragazza morta all'età di 22 anni a causa di un incidente stradale. Sandra era una ragazza innamorata della vita, di Dio, del suo fidanzato e dei poveri a cui donava tutto il tempo che le era concesso oltre lo studio. Alla sua intercessione oggi affidiamo tutti i giovani, in particolare coloro che non trovano più motivazioni o non hanno più speranza nella vita, perché il suo amore così appassionato possa ancora raggiungere tanti. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua gioia pasquale. Signore, grazie perché ci doni di vivere insieme il compleanno di Don Davide, nel mistero dell'amicizia che si dischiude contagiosa e discreta nelle nostre relazioni, diventando nei legami piccola chiesa. Nel mistero della tua parola, viva e vivificante, terreno su cui insieme rinascere, camminare ed esplorare. Ti preghiamo perché Don Davide possa sempre raccontare nella gioia della vita quel legame speciale con te, che è sempre un nuovo inizio. Ti preghiamo perché possa suonare la colonna sonora di un figlio che si sente amato e che nel tuo amore è sempre giovane. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua gioia pasquale. Con gioia e con gratitudine ci rivolgiamo al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Dio onnipotente ed eterno, che nel battesimo ci hai comunicato la tua stessa vita, fa che i tuoi figli, rinati alla speranza dell'immortalità, giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre di ogni vita, che con noi cammini, abiti e speri, ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno in cui aprirci a ciò che ancora non conosciamo, l'istante in cui prenderci cura delle parti di noi che vorrebbero prevalere, emergere a scapito degli altri, isolarsi per paura di cambiare. Ricordaci che non è troppo tardi per fare spazio alle esigenze di felicità e giustizia che risiedono in ogni donna e in ogni uomo. Il tuo spirito ci racconti il mondo desiderato dalla tua sete di fraternità e riconciliazione. Ci affezioni al nostro compito quotidiano e ci aiuti a camminare con l'urgenza dei viaggiatori e la letizia dei pellegrini. A te doniamo ciò che sappiamo fare, a te affidiamo ciò che non riusciamo ancora a fare. Insegnaci le parole e i gesti della riconciliazione, la potenza umile della mediazione,
nascondono nelle nostre case, nelle nostre relazioni e tra le nazioni, si aprano alla guarigione della vita che il tuo Vangelo di pace vuole donare. Questo preghiamo per Cristo, con Cristo, in Cristo. Amen.